Ragazze, non potete capire il ben di Dio che ho trovato da Sephora per le mini taglie. Faccio prima a farvi un video, ve lo farò vedere anche in Instagram con una foto e veramente non ci ho capito più niente. Ciao a tutti, bentornati in questo video. Ho raccolto in questa bustona di Intimissimi solo perché la devo buttare via e qua c'ho carta che non servirà a niente, ma che mi serve per fare le riprese per questo video, i close-up, come li chiamiamo noi comunemente qua su YouTube. E vi giuro, da Sephora ho trovato il ben di Dio e non ho preso neanche tutto, e alcune cose mi pento di non averle prese e sicuramente arriveranno a casa. Tutte mini taglie. Mi rode un po' il fatto di dover pagare un pochettino per le mini taglie, ma per chi le colleziona, ragazze, io mi immaginerò che quando avrò una casa mia mi farò tipo delle alzatine con le mini taglie che ho veramente, e alcune le utilizzo perché non è che tutte non andrò ad utilizzarle, però soprattutto per i rossetti sapete che faccio tanta fatica a utilizzarli. Però ci sono anche tante cose che comunque utilizzerò, e siccome andrò via la prossima settimana, un weekend, perché non provarle durante il weekend? Ebbene sì, allora ho deciso di prendere parecchie cose, non solo di make-up ma anche di beauty, che testerò assolutamente durante questi pochi giorni che sarò in montagna. Tra cui, udite udite, Sephora tiene Amika, Amika, questo marchio super famosissimo è Cosmoprof. Sono veramente molto contenta. Non è un marchio naturale, lo sapete, però sono stata veramente contenta di trovare i prodotti di questo marchio. C'era sia la maschera, che è questa qui, non questa, questa, sì. È perché sono storta, non riesco a vedermi con la videocamera. Questa qui, il tubetto di maschera nutriente venduta singolarmente, oppure conveniva prendersi il set completo con la maschera nutriente, il primer The Wizard, ok? O se no c'è lo shampoo RX triplo. Non c'è scritto nient'altro, sinceramente. E solo che c'è qualche tipo bacca. Non capisco, veramente non capisco, ma sono stata veramente contenta di trovare questi prodotti perché avevo provato dei campioncini negli anni passati. L'ultima volta che sono andata a Cosmoprof non ho recuperato la borsa del tesoro e ho voluto assolutamente prendere questi prodotti. Sono proprio delle mini taglie, perché questo per esempio è lo shampoo che ha 12 mesi di PAO e 100 ml di prodotto per i miei capelli. Ovviamente due o tre lavaggi li faccio fuori questi prodotti in queste dimensioni e sono veramente molto contenta. Qua dice per capelli danneggiati, per riparare e rivitalizzare i capelli secchi, quindi ottimo, va benissimo per me. E qua ho comunque tutti gli inci, quindi vi farò sicuramente vedere tutti gli ingredienti. Ha comunque jojoba ma anche PEG e compagnia bella. Quello che mi ispirava tantissimo era la maschera, che se la trovo, eccola qua. Questa è la maschera, molto colorata. Mi piace questo sprizzo di felicità, colore, non so, mi piace molto. E questa invece ha 18 mesi di PAO, sì, è molto piccolo e sono comunque dei prodotti cruelty free. Questo per esempio è fatto in Israele, mentre lo shampoo è fatto negli Stati Uniti, quindi differenziano un po' per prodotto la produzione. Questo va bene per anche questo riparare, dare un nutrimento intensivo, perfetto, ottimo per tutti i tipi di capelli. Comunque c'è scritto, ma io avendoli molto secchi, sapete che sono contenta di poter provare delle cose che possano nutrire i capelli. E infine c'era anche l'olio, che l'olio mi ha colpito, che sarebbe alla fine un primer ed è spray, così anche questo tutto super colorato. E pure questo ha 18 mesi di PAO, questo è fatto pure in Israele. Qua guardando sono 29,6 ml di prodotto, potevano far 30 visto che c'erano. Multi Benefit Primer per tutti i tipi di capelli. Molteplici benefici, non specifica quali, sinceramente questa cosa che non li specifica mi fa un po' fastidio. Però qua dice che protegge contro
le condizioni del tempo, per nutrire i capelli, va bene, quindi sia con capelli asciutti che con capelli umidi, non evitare il contatto con gli occhi, si sa, e quindi questo sicuramente andrà utilizzato prima della crema styling solita che utilizzo, che oggi non ho, mi sono fatta una treccia molto grossa perché sennò veramente avevo una coda di volpe presa da una scossa, cioè veramente erano ingestibili perché non ho la crema, l'ho finita. Forse sto anche meglio così con i capelli raccolti, ma a me piace vedermi, sapete, sciolta con i capelli a coda di cavallo. E quindi questo assolutamente doveva essere provato da parte mia, perché più volte con un'altra mia amica, sempre viene con me al Cosmo, però fa anche lei, ci dicevamo sempre: ma perché non escono in Italia? Detto fatto. Quindi anche su Sephora non li ho visti online, ma nel punto vendita di Santa Lucia, la stazione ferroviaria, c'era disponibile. Poi non so da che cosa farvi vedere, cioè vabbè, iniziamo con il beauty, ok? Questa l'ho presa anche in full size prima di prendere questa, un mesetto fa neanche, perché comunque volevo utilizzare di nuovo questo prodotto di Lancôme che mi era piaciuto perché l'avevo provato proprio in mini 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 formato. Ecco, questo è il formato, diciamo, fratello maggiore, perché ho la mamma in bagno che è quella grande gigante, il figlioletto piccolo che avevo trovato con il kit dei mascara, e questo, diciamo, fratello maggiore, ed è lo struccante bifasico per gli occhi. Questo a me era piaciuto particolarmente, l'avevo trovato, vi dicevo, nel kit del mascara e l'avevo utilizzato per il periodo che lavoravo ancora alla DHL, e si parla di 2015, verso la fine dell'anno, e l'avevo portato anche a Milano quando facevo le trasferte di lavoro. Perciò sono molto contenta di averlo recuperato e sicuramente lo utilizzerò quando andrò via. E come quantitativo siamo sui 75 ml e un paio di 6 mesi. Non mi ha mai bruciato gli occhi ed è un prodotto che vi acquisto senza problemi. Ho dei buoni ricordi su di lui. Per i prezzi ve li indico nell'info box che facciamo prima. E poi invece volevo assolutamente provare questo, che secondo me è un nuovo prodotto, ma potrei anche sbagliarmi, che è l'acqua micellare bifasica per il viso, che ha una doppia, come vedete, consistenza, cioè la parte più blu che sta sopra a galla e quella più sotto che è trasparente. E avevo visto delle pubblicità prima dei video su YouTube e, trovando questi due prodotti, solo questi due, in questo formato da 75 ml, ho voluto assolutamente provarli e spero di trovarmici bene. Come vi ripeto, li porterò via assolutamente, perché comunque sicuramente per la cena mi truccherò, quindi alla sera, prima di andare a dormire, mi struccherò, e perciò ne valeva assolutamente la pena. Costavano, se non mi ricordo male, dai 15 ai 20 euro comunque. Però per queste cose io ci perdo la testa, ci perdo la testa, perché basta che vediate quanti video sulle mini taglie che ho fatto, avete già capito, avete già capito. Vorrei tenermi le cose più belle per ultime. Allora, non ho usufruito, per quanto riguarda i proprietari della tessera Gold, come sono io, di una promozione che mi è arrivata per posta di acquistare determinati prodotti dei marchi coreani per avere delle mini taglie. Ecco, diciamo che io ho preferito puntare direttamente all'acquisto del prodotto che più mi interessava, questo di Kaolion. E Kaolion, la mia amica Eleonora, che cito sempre perché lei ha studiato coreano e quindi se ne intende moltissimo di prodotti coreani, lei diceva che tra tutti i prodotti, insieme alla Too Cool for School, che sono disponibili in vendita su Sephora, è uno dei marchi migliori. Perciò Too Cool for School e Kaolion, queste O e I in mezzo mi turbano un po', sono meglio rispetto a Tony Moly, secondo lei, che non sono certamente prodotti da buttare, però per qualità e per effetto sono meglio gli altri due marchi che vi ho citato. Questo invece è un premium hot and cool, serve per pulire i pori, Abbiamo due step, lo step iniziale rosso a effetto caldo e lo step secondario 2 a effetto freddo. E perciò qui dice che sono due prodotti, quello a caldo da 10 grammi e quello a freddo da 15 grammi, quindi un poco più con quantità all'interno. E questo dà un effetto
pulente, luminoso e anche rinfresca, quindi dovrebbe aiutare un po' a pulire i pori, un po' a diminuirli. A me, sinceramente, si vedono tantissimo quando utilizzo gli highlighter. Ultimamente li uso tanto, diciamo che la situazione dei miei pori dilatati con il tempo è peggiorata, ma è anche vero che sono riuscita anche a migliorare la situazione perché avevo pori molto più brutti da vedere rispetto ad adesso. Dipende anche da che creme viso vado ad utilizzare, perché se ho creme molto blande che comunque tendono a seccarmi, e mi è successo con una crema della Dr. Jart Plus, sempre una marca coreana, mi vedevo proprio questa brutta pelle tutta grana, tutta piena di pori, bah, proprio schifosa. Mentre se ho delle creme più nutrienti, riesco a fare uno scrub settimanalmente, comunque a prendermene cura, i pori diminuiscono particolarmente. Li ho perché li ho, ma sorvolo, insomma, non me ne frega di avere proprio questa faccia bella. Poi esistono le applicazioni per il cellulare, lo sapete anche voi, per farsi selfie e per nascondere tutte le magagne. Quindi questo l'ho voluto assolutamente provare, anche perché poi dopo era l'ultimo, anzi l'unico prodotto del marchio coreano, dei marchi coreani presenti in Italia. Se ci fosse stato anche qualche crema per il viso della Too Cool for School, quella della linea Egg, sicuramente avrei provato ad adocchiare qualcosa, però ho preferito solo puntare su questo. E forse c'è anche l'inci, sicuramente. Questo serve per rinfrescare la parte bassa e per pulire i pori la parte alta. Lo sto leggendo dal francese, e c'è anche l'inci, perciò vi metterò tutto quanto. Vi ho detto la quantità, però il PAO non lo so, 6 mesi, quindi molto poco. Però se vi struccate ogni giorno, lo finite in un batter d'occhio. Non so che cosa farvi vedere perché vorrei tenervi proprio le parti più belle per ultime. Allora vi dico questa, una cosa che non c'entra niente con Sephora, ma c'entra il beauty. Sulla rivista Donna Moderna, in questa settimana, la numero 24, la rivista, se non mi ricordo male, anzi era numero 30 e è uscita il 24 maggio. Pagando qualcosina in più, vi davano due mini taglie da 50 ml, quindi pagando sia il costo della rivista che il costo dei prodotti. Non è proprio un omaggio, però ci stava, perché questo marchio Aquaria delle Terme di Sirmione, paraben free, non li ho mai visti e mi interessava parecchio. Io che soffro tanto di sinusite, sono allergica, ho l'asma, ho tanti ricordi dell'acqua di Sirmione che mi sparavo dentro le narici. Non so quante di voi hanno fatto questa cosa. Io da piccola ogni volta odiavo e non la facevo. Sì, però comunque trovavo degli benefici evidenti, soprattutto contro il raffreddore. Ecco, pensando a questi ricordi di infanzia, ho voluto assolutamente prendere questi prodotti che hanno il 100% dell'acqua termale di Sirmione. E allora, sono senza parabeni, ve l'ho già detto prima, sono tutti e due da 50 ml ed ho sia uno scrub al riso con l'acqua termale, con olio di mandorle dolci, crusca di riso e jojoba e microgranuli di riso. Qui è scritto giusto, se non per l'oli, che secondo me oli va con due i, oli. Credo di sì, non hanno scritto con una I solamente, probabilmente sarà anche giusto così, però sono pignola su queste cose, dopo ovviamente faccio le mie figure di M puntini puntini. E va bene per tutti i tipi di pelle ed è una emulsione cremosa con microgranuli di riso, dalla delicata azione sfogliante ed emolliente. Sono praticamente piena di scrub viso e adesso basta, devo assolutamente continuare a usare quelli che ho senza prenderne altri. Mentre l'altro è un latte detergente. Credo che anche questi me li porterò via, perché allora mi farò questo passaggio. Mi struccherò gli occhi con questo bifasico di Lancôme. Mi passerò il latte detergente, questo qui, che ha acqua termale, estratti di malva, camomilla, olio di mandorle dolci e latte di mandorla, con un panno in microfibra in modo da ritogliere tutto quanto. Siccome poi di solito io mi faccio questo passaggio durante il weekend, io sono via nel weekend, mi faccio anche lo scrub e lo provo, anche se non dovrei aprirlo, ma quello dei provenzali bio alla rosa moschetta lo sto quasi terminando, perciò anche se apro questo non c'è problema, e poi dopo mi passerò l'acqua micellare perché non mi voglio portare via il tonico. Ecco, ho la skincare fatta per la vacanza. E perciò questo. Vi ho già detto dove si trova, se lo trovate bene, altrimenti
potete anche aspettare una prossima uscita. Visto che da me non è uscito il mascara di Marc Jacobs in mini taglia, mi sono rifatta su quello, e quello usciva con gioia ancora mesi e mesi fa. Chi l'ha preso è stato fortunata, in Veneto non è uscito, quindi me la sono presa qui praticamente. Poi che vi faccio vedere, perché sono arrivati i pezzi più belli e sono tutti di make up. Allora, Hourglass si trova sola a Milano. Hourglass, appena l'ho visto, ebbene sì, ho preso un mini scricciolo, proprio piccolo 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 piccolo, lo vedete anche voi, mi sta praticamente in un palmo, assolutamente sì, ed è la classica cipria illuminante che non mi va neanche di sbocciare, perché proprio è un bijou secondo me questa cosa qui. Si chiama Dim Light Ambient Lighting Powder Padre Lumiere, vabbè, anche in francese. Ho 12 mesi di panna cipria illuminante ed è una confezione da 1,4 grammi. Molto piccola per il prezzo che ha, ma sinceramente una cosa da collezione per me, puramente. Poi dopo, se voi la volete utilizzare, ben venga, fate quello che volete. Per me è puramente da collezione. Poi andiamo avanti con questo kit. Cioè, veramente, c'erano delle chicche che per fortuna che sono andata a vedere. Marc Jacobs. Allora, qui sicuramente andrò a utilizzare due cose e una no. Forse avete già capito quale non userò e quale invece utilizzerò. E le utilizzerò anche per portarmi via in quella settimana, che così inizio a testare il tutto. Allora, c'è la mini matita nera, questa qui, che è nera completamente, è automatica, assolutamente sì, automatica, che bello, non devo portarmi il temperino, è morbida, assolutamente sì, è morbida, ed è anche un bel nero intenso, perciò questa va assolutamente portata, la userò, magari ci farò un pensierino se vale la pena o meno, anche se costa leggermente tantino. La matita in questione si chiama Genius or Gel Eye, ed è una matitina in roleplay 110, è il numero. Il kit è per avere un trucco luminoso ed ha 12 mesi di PAO fatto negli Stati Uniti. Basta, non so nient'altro. E un grammo di prodotto, perciò molto, molto, molto piccolo. Poi sicuramente un prodotto che schifo non fa mai è lo specchietto che vi danno in dotazione. Molto, molto comodo, sinceramente, secondo me non fa mai male. Alcune volte quando sono in giro e non ho lo specchio mi pento di non averlo, oppure ho uno piccolo di pupa che mi avevano regalato ad un evento del Festival Show, che è praticamente una specie di festival bar che fanno in Veneto, e ci sono dei cantanti di tanto in tanto famosi. Una volta, un anno, io che li ho sempre dati, erano venuti i Blu ed ero andata ad ascoltarli a Mestre, che erano venuti i Blu a Mestre, vabbè, non dico niente, i Blu a Mestre, vabbè, infatti era pieno zeppo di gente, però i Blu a Mestre. Vabbè, io che sono rocchettara, vabbè, sono stata insieme alle mie amiche, io li ho sempre odiati, vabbè, importa, doesn't matter. E questo è il rossetto che ne ho tanti altri messi dentro alla pochette di Marc Jacobs, che avevo preso in questo inverno con il kit di Natale. Vi devo aggiornare tutti i rossetti mini che ho, e questo è il rossetto in questione, è un bellissimo rosato. Ed è l'unico che ha la confezione così e color nude. I rossetti mini non sono calamitati, hanno l'incastro a click, e questo rossetto si chiama 110 Roleplay. Quindi ho sbagliato, la matita non è la 110 Roleplay, la matita sarà un petit highlighter in blanker numero 42, quindi rettifico, il 110 è il rossetto. Non ve lo swatcho perché io sinceramente i rossetti non riesco assolutamente a swatcharli, a meno che non li abbia in doppioni, e questo solamente da collezione, e perciò vabbè, non andrò ad utilizzarli. Non è finita qui. Kat Von D, ci sono anche mini tagli di Kat Von D. C'è la mini cipria che non so se prendere o no, perché comunque ho già la taglia bella grande cicciona, però questo assolutamente sì, anche se ho l'eyeliner nero in formato full size, questo sì, assolutamente, queste due cose comunque andrò ad utilizzarle.
e si chiama Bow and Roll praticamente, e c'è un mini eyeliner nero della linea Tattoo Ink, dovrebbe essere sì, waterproof, e dopo c'è un mini Everlasting Liquid Lipstick. L'eyeliner da 0,2 ml, mentre la tinta lab è da 3 ml di prodotto. Tiriamoli subito, 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 subito fuori, subitissimo. E sono questi due. Anzi, ho sbagliato, non è questo, e vi ho già spoilerato che cosa ho preso dopo. Ma l'altro è rullo di tamburi. Dove sei? Dove sei? Eccolo qua. Ed eccoci qua. Adesso ci sono, perché anche i mini rossetti hanno la decorazione con queste rose come il formato full size. E l'ho preso perché questo prodotto, i rossetti liquidi, non mi avevano mai colpito. Poi dopo ho preso Mother, l'ho utilizzato ed è il prodotto rivelazione di questo mese, anche se non fa parte dei rossetti liquidi che dovrei andare a utilizzare o dei rossetti generali del mese. Però vi mostrerò quali andrò a utilizzare nel prossimo mese, ci sarà sicuramente anche Mother. Questo invece è Bow in Row, e quindi come il nome della confezione, mentre questo è il Ink Liner Trooper Waterproof. Mi piacciono tantissimo questi eyeliner perché la punta non è, sembra come se fosse un'unione di tante setole che vi fa il pennello, piuttosto che una punta in felcro molto blanda, normale. E questo non mette tanto a fuoco. Mi va un po' sulle pieghette, sinceramente. Beh, guardate, mi è andato particolarmente nelle. Si è un po' sparso, sembra che abbia una cicatrice, però vabbè, non importa. Mentre il rossetto liquido è marrone, vabbè, dai, posso sorvolare per una volta. Non ne ho tanti di marroni perché tendo di più ad avere prodotti rosati, però non mi dispiacciono. E comunque, se sono in mini taglia, mi va più che bene. E sapete che, udite, udite, c'è un nuovo lancio da Sephora. Becca. Becca è arrivata in Italia su Sephora, e quindi questi due prodottini facenti parte di questo kit Glow on the Go Shimmering Skin Powder Opal. Ho praticamente un kit per illuminare il viso. Allora, sono prodotti che hanno il prodotto in Skin Protector. Allora, il prodotto in polvere ha 24 mesi di PAO, mentre il prodotto liquido ha 6 mesi di PAO. E il prodotto liquido, vediamo, sì, il prodotto liquido a 5 ml, quello pressato in polvere 2,4 grammi di prodotto. E sinceramente adesso io sono curiosa perché sinceramente vorrei capire, che bello questo illuminante, si vede bellissimo. Diciamo che gli illuminanti li ho praticamente quasi finiti tutti quelli che sto utilizzando. Io questo me lo immaginavo proprio come ombretto. Secondo me sì, lo utilizzerò più come ombretto. Certo che io mi faccio gli swatch proprio nei posti più. Mi coloro tutta. Sì, si vede. Bellissimo. Questo proprio ce lo vedo di più come ombretto che come illuminante. Però questi due, al contrario del prodotto di Hourglass, che è andato disperso in mezzo a tutti i prodotti, no, eccolo qui. Rispetto a questo che vi ho fatto vedere prima, sicuramente li andrò ad utilizzare perché sono proprio curiosissima di sapere come sono. Al primo impatto mi pare una cosa super positiva. Non me lo metto perché già si vede, ho una palla da discoteca con l'illuminante Rainbow di Essence, che tutto sommato non è male. Però è troppo illuminante, troppo, troppo, troppo. Anche se ne proprio ci metto le puntine finali delle setole dei pennelli, diventa una palla da discoteca. Però va bene, dai, non importa, l'ho preso, lo finisco. E poi comunque c'è la parte rosata che mi piace di più, la parte verde, che adesso è verde, però sarebbe la gialla e blu messi insieme. Sono veramente difficili da utilizzare, bisognerebbe proprio usarli tutti insieme per evitare di fare questo effetto da discoteca. Con questo io ho finito le mini taglie che ho a disposizione, qua ne ho altre, ma sono mini taglie che già ho, soprattutto una, questa di Biotherm, che chissà che fine farà. Poi dopo mi avevano regalato
dei sieri, delle creme viso di Yves Saint Laurent. Mi hanno regalato questa di Dior di Scream Anti-Age. Non so se la utilizzerò mai, forse la regalerò a mia mamma. E una crema magica, tipo una crema per colorare la pelle, tipo la CC Cream che era uscita di, come si chiama, di Pupa tanti anni fa, che io ancora non mi fido ad utilizzare perché ho paura che sia scaduta e mi faccia male, però devo comunque provarla ad utilizzare per capire se devo cestinarla o meno, così ho uno spazio in più o no. E questa, boh, potrei provarla ad utilizzarla sulle braccia, ma è una colorazione 2 medio scura, ho paura proprio di fare stile africano sulle braccia, dopo essere completamente bianca in tutte le altre parti. E in più ho paura che mi macchi tutti i vestiti, ed è per quello che ultimamente non ho più utilizzato queste creme colorate. Basta, ho finito qui. Sono veramente contenta di tutte queste mini taglie. Non mi servivano, ma proprio io quando vedo mini taglie perdo il lume della ragione completamente. Anche perché le trovo proprio belle da esposizione, da decorazione. È una mia fissazione, però mi piacciono troppo. Vi ringrazio per aver visto il video. Fatemi sapere se le avete viste anche voi e se le avete comprate anche voi, o se evitate perché comunque, essendo mini taglie, non vi va di spendere 20 euro che magari li volete investire in prodotti full size. E sarebbe meglio in alcuni casi, però dato che di full size ne ho a bizzeffe in camera mia, mi fondo sulle mini taglie. Va bene, basta. Per oggi va così. E ci vediamo nel prossimo video, come sempre. A presto!